Ciao, benvenuti a Cazzeggio Catabiotico. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. In questa puntatona dal colore di retro computing si parlerà di collezionare Power Mac G4 per retro computing. Allora, la serie dei computer Power Mac G4 nel modello Tower fu davvero molto ampia. Furono tutti computer aperti con un grande case che si apriva lateralmente per accedere alla scheda madre. I microprocessori G4 erano tutti saldati su una processor dotboard. È ridotto a mio avviso l'interesse di collezionismo per questi tipi di macchine, così come è ridotto l'interesse dei collezionisti per i modelli Tower G3, in quanto solitamente di tutto il periodo di un'architettura si è soliti ricordare, per ragioni storiche, il primo modello di PowerPC, il modello o i modelli di PowerPC più venduti, il modello più bello o dal design più insolito, il modello più potente e l'ultimo dei moicani, ossia l'ultimo modello della piattaforma PowerPC. Della serie G4 come la serie G3, entrambe non sono, diciamo, linee di macchine che sono praticamente la prima o l'ultima riguardo ai microprocessori RISC. Inoltre, mentre alcuni mini Tower G3 Beige e G3 Blue White potrebbero essere storicamente interessanti in quanto hardware di frattura tecnologica, ci sono vari G3 Beige che furono gli ultimi ad avere sia la SCSI classica dei Macintosh quanto il disk drive, quanto le prese praticamente Macintosh ADB. Mentre i G3 Blue e White furono tra i primi ad introdurre la firmware e le prese USB per, diciamo, mouse e tastiere, perdendo praticamente SCSI, quella classica, e, diciamo, altri, gli spinotti, diciamo, ADB. Di conseguenza, questi blocco, diciamo, di mini Tower G3, sia i G3 Beige quanto i G3 Blue and White, potrebbero avere un qualche interesse storico appunto come macchine di frattura tra la generazione dell'architettura Macintosh PowerPC, ma con la classica SCSI, quanto quelli che invece furono i primi a introdurre la FireWire. Invece l'assortimento di Tower G4 non è da considerarsi di grande interesse per i collezionisti, in quanto tutti i modelli in prospettiva storica potrebbe essere, diciamo, un interesse ridotto, a parte tre modelli che adesso vi starò a dire, proprio perché nella lungo serie, diciamo, G4 crebbe soltanto la frequenza di clock, ma non vi furono rotture tecnologiche. Più interessante della serie G4 Tower è probabilmente il Power Mac G4 in 450 MHz. Fu il primo Power Mac Tower con microprocessore G4 PPC 7400 da 450 MHz. La macchina del 1999 entra però in competizione con il Cube G4, che ha una frequenza di clock più o meno simile, però il G4 Cube ha un design molto più esotico. Tuttavia, in termini di affidabilità, il Tower G4 è sicuramente ben superiore al Cube. Il Cube ha sempre avuto sofferto di problemi di dissipazione termica, per cui, scegliendo come macchina rappresentativa dei microprocessori G4 PPC 7400, un collezionista, a mio avviso, punterà più facilmente sul Tower G4 450, che è decisamente più affidabile, quindi preferibile, piuttosto che impelagarsi nel design esotico del Cube G4,
che è obiettivamente molto meno affidabile. Il secondo modello, potenzialmente interessante per ragioni storiche, potrebbe essere il Overmac G4 da 1 GHz dual processor. Fu il primo Macintosh con doppio processore, avente due PPC 7455 da 1 GHz. Fu di fatto il primo processore dual processor, anche se non fu la prima macchina ad avere un microprocessore a doppio core, come ad esempio vedi l'Intel i2. Quindi l'interesse storico, diciamo, è relativo. Il più potente della serie Tower G4 fu il Power Mac da 1.42 GHz dual processor con due microprocessori PPC 7455 da 1.42 GHz. Fu il più potente della serie G4, ma il modello di questo, diciamo, di Tower G4 non è il più potente dei Power Mac, dato che i G5 dual processor da 2,5 GHz oppure il quad core dual processor G5 da 2.5 GHz lo surclassano in modo eclatante, creando le fila storiche di tutti i Tower della Apple con modello con generazione G4. A mio avviso il computer che in prospettiva potrebbe avere un maggiore interesse degno di una collezione è il Power Mac G4 450, per le ragioni appunto esposte poco prima. Ok, per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.